il rappresentante è uno che fa un lavoro particolare, certo. Salvo. È uno che ne esce la mattina, se ne va per i peri con la sua bella macchina, perché di solito il rappresentante ha una bella macchina. Deve stare comodo, deve fare comoda, tanti chilometri. Affidabile, certo, sicura, sicuro. Deve poter portare anche la sua merce, come la no? sua campionatura. Deve essere spesso no? station wagon, adesso SUV. Ormai c'è il SUV, ormai c'è il SUV, no? Sì. Per cui insomma faceva questo bel lavoro, per carità, però era sempre fuori per i peri. Ora, siccome si era sposato da poco e aveva una bella moglie, ma di chi è proprio bello, sai, quelle donne siciliane belle, no? Geniusa, rizza, ne abbiamo dice, alcune, no? Belle abbiamo donne, tante, belle ragazze, qua. Una bella signora. Ecco, qui abbiamo detto belle ragazze, in Guaciano Ido, che esatto, bello bello non era. Vabbè, adesso poi vabbè. Vi diremo anche chi sono. Esatto, esatto. Allora? Oh, giustamente nel frattempo, sì. No, che io ero qua in guaciature, ma va cassareato, pensavo a questo che aveva questa moglie bella, sì. bella rizza, geniosa, e la lasciava a casa, io nato sane. Lui, gelosissimo, giustamente, certo. Dice, ora chi sta qua? Cioè, quando io sogno fuori, io da un va, così vire. Perché poi... Il tarlo, certo. Si chiama tarlo perché tarla. Perché si insinua, perché capito? Si insinua, perché ti percia uscire vento, capisci? Ti percia. E questo non se ne va. Gli è così vire, Gli è così angoscia chi sta. Gli è solo nesce, A cosa fa bene la casa, Metta che avevano un bummolaro, perché un bummolaro, non so, voi siete abbastanza giovani. Però il signore lo sa. Il signore lo sa, perché io gli abbiamo trovato che ha bombola, no? Sì. Invece, ecco, un bummolaro è pernicioso. Assolutamente. Anche è pericoloso. È uno che si inficca in, sì, capito? Perché finiva un gas, capisci? Il marito non c'è. Il marito non c'è. Quelli che non hanno il gas di città rischiano questa cosa, perché un bummolaro poi si inficca sotto la cucina, signoruzza mi rassa un bosporo, la scusa che io mi sono da sotto, io inficca l'occhio a destra e a sinistra. Sì. Un bummolaro è pericoloso, però salutiamo tutti i bummolari. Li salutiamo con affetto. Brutto, certo, no, facciamogli un applauso. Anzi, facciamo un applauso ai bummolari, che sono brutto. Protagonisti della prima barzelletta. Della prima barzelletta. Prego. Però, insomma, lui aveva questi dubbi nei confronti di tutti, mica solo con bummolaro. Un amico, che sai, c'è sempre l'amico che ti dà il consiglio giusto, ci riesce a andare, tu lo vuoi risolvere questo tuo problema di grande gelosia, che allora facciamo una cosa, ti do questo bigliettino, dice qua hanno dei cani di un'intelligenza particolare. Sì. Dice, ma che fare io con il cane? Come che fare con il cane? Dice, questi sono cani che parlano. Addirittura. Parlano, quieto. Cioè, tu metti il cane a casa, io poi ti conto tutto cosa, capisci? E io cio. Effettivamente ora questi cani non è che parlavano. No. Però se tu ci facevi una domanda, io ti rispondevo. Cioè? Nel senso che se tu facevi una qualunque domanda al cane, se io dovevo rispondere sì, abbaiava due volte, no? Due volte. Se dovevo rispondere no, una volta. Ma sai che un cane fai buono? È una vita che faccio cane, per cui mi viene buono. Applaudite il cane, diciamo, Giuseppe, che imita il cane. Tra l'altro Terrazza, Razza Castiglia. Se non che, insomma, questo cane che era, insomma, intelligente, rispondeva, io lo fece di più. Non solo ci contava le cose quando io tornavo a casa, sì. No? Ci accattava un telefono col viva voce, ci stampava l'osso apposta al telefono, non andava a rispondere, capito? E quando suonava il telefono, il cane batteva con la zampetta, pigiava il tasto e io poteva parlare anche quando si trovava fuori. Bellissimo. E un giorno era peri in giro per tutta la Sicilia, che stava portando la sua mercanzia ai suoi clienti. Vabbè, vai, quando telefono a casa vedremo che sta facendo mia moglie, no? Piglia sto telefono, un cane come un disso telefono a casa che suonava, a chiamare un tavolo, pungivo il tasto, c'è pronto, chi sei, Fido? Sì. Anche perché se ci rispondeva no, vuol dire che aveva sbagliato cane, no? Vabbè, c'è pronto, senti, Fido, mia moglie che è a casa, che oggi è uscita, c'è perfetto, che è da sola, Comono, scusa, aspetta, uno è no, Qua c'è mesogera, no, mesogero, no, mia cognata, no, ma che c'è mio cognato, hai? Mio cognato Concetto, che qua ci porta dopo, sente una cosa, Fido, senti, ma che sono un dosolone, no, se stanno pigliando un caffè, no, e allora saranno un do baccone che si fuma una sigaretta, no. E saranno da cucina, no? Ma che sono da stanzeletto? Ai? Sì, da stanzeletto sono. Che stanno facendo? No. Allora, questa... E lo dico anche magari a chi non se lo ricorda o a chi non lo sapeva, è stata
la prima barzelletta che mi ha permesso di conoscere questo mio amico.